Camboconi ha un problema strutturale, quello è ben evidente per chi passa vicino al CONI, che c'è un problema del tetto degli spogliatoi. Stiamo cercando con fondi nostri, con fondi ministeriali da parte del CONI, di risolvere il problema. Perché è anche giusto che le persone che vanno a correre si facciano una doccia, abbiano uno spogliatoio, un punto d'appoggio, dove potersi anche lì, eventualmente finita la corsa, sistemare e pulire. Il campo aula è anche un impianto sportivo che raggruppa diverse società sportive di calcio. Il problema fondamentale di questo impianto è un problema di caldaia, che spesso e volentieri non è che si rompe, ma va in tilt perché l'utilizzo ha dei piccoli problemi, lì va sostanzialmente sostituita tutta. E in questo momento stiamo cercando anche di capire con propri fondi come arrivare al problema nei tempi quelli dovuti. L'altro problema è quello dell'illuminazione del campo, perché lì c'è una linea unica che illumina sia il pattinodromo che il campo aula, e quindi a volte quando si va in cortocircuito il campo aula spegne anche le luci, e quindi abbiamo fatto fare già dei sopralluoghi con dei tecnici, dove l'intento è quello di suddividere le due linee elettriche, così ogni impianto sportivo avrà le sue linee autonome, e di conseguenza c'è anche in questo momento un problema di guasto in una linea di una torre faro che crea il cortocircuito di tutte, e quindi c'è una poca illuminazione in questo momento, e quindi a discapito delle società che di sera vogliono fare allenamenti o partite non lo possono usufruire. E anche lì abbiamo fatto fare dei preventivi, quindi ora cerchiamo nell'imminente, anche con fondi personali, di risolvere il problema. Ci sono dei tempi tecnici d'attesa, perché la burocrazia è quella che è, però è attenzionato il problema. Oggi dire che domani risolvere il problema sarebbe da pazzi, però è attenzionato, lo stiamo portando avanti, grazie anche alla Commissione dello Sport presieduta dal Presidente Ruggiero, dove ha fatto dei sopralluoghi, quindi ha suggerito anche a noi quali erano le problematiche di questi impianti. Al CONI abbiamo fatto fare una pulizia straordinaria anche per un decoro un po' più particolare di chi va a correre lì, quindi abbiamo partecipato, così lo diciamo in maniera ufficiale, stiamo presentando anche delle documentazioni, ad un bando proposto dal Ministero, ma di conseguenza in collaborazione col CONI nazionale, dove hanno richiesto a noi delle informazioni su quali impianti volevamo noi eventualmente far partecipare a gara per la sistemazione e per la realizzazione. Abbiamo fatto una lettera entro dicembre, ci hanno risposto, dove hanno chiesto altre documentazioni che attestino realmente la capacità di questi impianti di poter fare anche manifestazione nazionale. Gli uffici del settore dei lavori pubblici si è stato operando a reperire queste documentazioni, e quindi entro il 15 febbraio, che era la data ultima di scadenza, stiamo presentando, e che Dio ce la mandi buona, che però se il fatto che già ci chiamano e chiedono informazioni vuol È una dire cosa che buona. qualcosa si sta muovendo.